Qualcuno dice che Futuro e Libertà sia un po' diviso sulle eventuali alleanze. Non spetta a me a dirlo. Penso che possiamo andare anche da soli. L'ha appena finito di dire Bocchino, è il nuovo partito, è il partito del post-berlusconismo. Se dovesse servire per mandare a casa Berlusconi? Non sono le alleanze che manderanno a casa Berlusconi, sarà il suo comportamento. L'alleanza con Vendola non è, ripeto, all'ordine del giorno, è una questione legata a uno scenario che allo Stato non c'è, non si profila. Qualora, se il Premier, faccio un esempio, parlasse a reti unificate e creasse una condizione di effettiva emergenza democratica e si andasse verso elezioni in cui si tratterebbe di un referendum tra l'attualità e la prospettiva di superare questa fase del declino nazionale, il tema delle alleanze più ampie possibile si porrà con prepotenza. In questo momento la priorità qual è? Beh, parlo a titolo personale. Sarebbe quello assolutamente di far cadere Berlusconi, questo insomma è assolutamente innegabile. Anche con Vendola? No. Oddio, personalmente io direi no, nel senso che bisogna comunque che Futuro e Libertà si faccia un suo percorso, che sia un futuro, che sia un percorso di libertà, un percorso liberale, guardando anche all'area socialista, comunque un percorso laico. Poi è pacifico che, non avendo noi la possibilità in questo momento, credo, di contare sul 50% primo dei voti, dovremmo anche andare a fare alleanze, però bisogna vedere quali alleanze e a quali condizioni. La priorità è portare l'Italia fuori dal berlusconismo, tracciare un percorso, un progetto, una proposta politica di sviluppo per questo Paese, tornare a occuparci veramente dei problemi che impegnano il Paese, dare una prospettiva alle nuove generazioni, dargli un modello diverso, un Paese diverso. Per fare questo qualunque alleanza può andare bene? Per fare questo oggi costituiamo Futuro e Libertà, le alleanze ce ne occuperemo quando si voterà, oggi ci occupiamo dei contenuti. Se le dico Vendola, lei cosa dice? Che oggi ci occupiamo dei contenuti. Futuro e Libertà deve ovviamente allearsi con chi condivide i valori e non sinceramente quello che si è visto ultimamente a livello di sondaggi, ovvero alleanze allargate dal PD, MPA, Vendola, un fronte contro Berlusconi, perché presumo che tutte queste persone vogliano un partito che duri nel tempo e non un partito che abbia il fine di buttare giù Berlusconi e poi che succeda, diciamo, qualsiasi cosa, insomma, ecco. Va bene qualunque alleanza? No. Quindi se le dico Vendola, no. Cosa fare allora? Non mi interessa, perché questo è il futuro. Se le dico Vendola, cosa dice lei? No. In nessun caso? No. Perché? Perché non sono entrato in Futuro e Libertà per allearmi col centro-sinistra. Siamo fermamente nell'area destra-centrodestra. Alleanze con la sinistra sarebbero molto mal accette dalla base. Sì, vero, ci può essere un'emergenza, però io vedo le alleanze con la sinistra forse un po' troppo lontane da quello che sono i valori di Futuro e Libertà. Per mandare a casa Berlusconi, qualunque alleanza? Beh, questo emergerà probabilmente dal partito, dal congresso, però non c'è soltanto il tema dell'antiberlusconismo in Futuro e Libertà, sono molti altri i temi. Il fine non è mandare a casa Berlusconi, il fine è raggiungere appunto un'Italia per il 2020 che sia diversa, che sia nuova e competitiva. Ci sono delle alleanze che sono necessarie per poter raggiungere l'obiettivo di una nuova Italia, non solo quella di mandare a casa Berlusconi, questa deve essere la priorità. Noi facciamo politica per l'Italia, non contro Berlusconi. Come ha detto il coordinatore nazionale Urso, noi siamo oltre Berlusconi. Non c'è alcun motivo di pensare la politica, particolarmente per me che ho 23 anni e sono dirigente politico giovanile, o per lui che ne ha 18 e è presidente di una consulta studentesca a Massa Carrara, non c'è motivo di pensare a fare cose contro un 74enne bollito che si trova in condizioni più che tragiche e ridicole. Noi facciamo qualcosa per il paese e di sicuro non ci frammischieremo con comunisti, sinistra varia, per fare grandi alleanze contro Berlusconi, perché Berlusconi non è Mussolini, non ha neanche la dimensione storica di Mussolini, si parla di una persona che non è neanche un nemico da abbattere con questi metodi, è semplicemente un premier bollito che si farà fuori da solo.